Buon inizio di settimana, ben ritrovati. Iniziamo questo nostro TG Studio con la notizia del giorno, in attesa poi alle 15 di avviare la non stop per il commento e l'analisi del flusso elettorale in provincia di Trapani. Ma la notizia del giorno ci porta al Sant'Antonio Abate, dove un detenuto ricoverato è andato in escandescenze e ha distrutto la sala di degenza, seminando il terrore fra medici e infermieri. Momenti di panico all'ospedale di Trapani. Un detenuto con problemi psichici, già sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, è andato in escandescenza, distruggendo la stanza in cui era ricoverato e seminando il terrore tra medici e infermieri. Sulla vicenda è intervenuta la UILPA Penitenziari. Non è più possibile operare in queste condizioni, dichiara Gioacchino Veneziano, segretario regionale del sindacato. Oramai si è superato il limite di guardia e anche nelle strutture esterne la polizia penitenziaria viene esposta a rischi davvero estremi. Non riusciamo a capire, aggiunge, come possa essere accaduto tutto ciò, nel senso che ci faceva un soggetto detenuto con TSO in una stanza di degenza dove vengono rinchiusi detenuti comuni? E a maggior ragione, perché si trova in una zona dell'ospedale dove vengono ricoverati pazienti che hanno bisogno di stare riparati da schiamazzi? Chiederemo all'assessore Volo, insiste il rappresentante sindacale UIL, come mai al carcere di Trapani, con oltre 500 detenuti, pare non venga garantita l'assistenza medica H24, che costringe gli operatori di polizia penitenziaria a chiamare le guardie mediche esterne, ovvero il 118, quindi con ricoveri esterni facili, con i rischi per l'incolumità pubblica e la sicurezza degli operatori di polizia penitenziaria. Spiace, conclude il leader regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, Gioacchino Veneziano, constatare, senza ombra di smentita, l'assenza di concreti interventi da parte del ministro Nordio, che del capo DAP russo, dopo quasi 8 mesi di rombanti promesse di massima attenzione verso la polizia penitenziaria, registrare solo un assordante silenzio e lo sfacelo totale della polizia penitenziaria. Bene, adesso ci fermiamo, tra poco con la prima edizione iniziamo a provare a capire come sta andando questo voto. Ancora, ve lo ricordo, si può votare fino alle 15, quindi aspettiamo poi i dati ufficiali, ma ne parliamo tra un pochino. I titoli di oggi: affluenza al ribasso, anche se sembra di poco, comunque questo è il dato che si registra in provincia di Trapani a chiusura delle urne di ieri sera certamente. Preleva con il bancomat rubato. I carabinieri di Castellammare del Golfo hanno arrestato un alcamese di 35 anni. Fucina di talenti, istituto nautico di Trapani in festa, musica e premiazione oggi alla Villa Comunale Margherita. Poi, primo posto per la scuola Nuncio Nasi, l'orchestra dell'Istituto Comprensivo Trapanese ha vinto il concorso nazionale Paolo Ferro di Scicli. Ed ancora per lo sport, primi saluti, Valentina Landri e Savika Mirchichi lasciano la Handball Erice, la società sta già pensando alla prossima stagione e appunto provando a costruirla. L'approfondimento lo dedichiamo a questo confronto a Favignana che ha visto partecipare circa 200 ingegneri per parlare di sostenibilità e sviluppo delle isole minori. Ma intanto apriamo il TG con un resoconto, per quanto possibile, certamente basato sul dato ufficiale certificato dalla Regione Siciliana e quindi quello delle 23 di ieri sera. Sapete che le possibilità di voto sono ancora aperte, fino alle 15 ci si può recare alle urne nei comuni chiamati al voto, quindi insomma non abbiamo per ora molto altro da dirvi in attesa dei dati ufficiali, ma alle 15, quindi appena si chiude proprio la votazione, saremo in diretta qui su Telesud per iniziare a raccontarvi quello che è successo e quello che succederà. Ma intanto, qual è il dato che si registra in provincia di Trapani a chiusura delle urne ieri sera? Vediamo. Un dato prevedibile che ha trovato conferma ieri alla chiusura delle urne per le ore 23 nella prima giornata di voto. Una bassa affluenza al voto che ha interessato soprattutto i capoluoghi di provincia. La percentuale più bassa si è registrata a Catania, con il 40% scarso. In linea invece con la capoluogo trapanese, Ragusa e Siracusa, che si aggiravano al 43%, ma Trapani rispetto a loro ha registrato lo scarto più alto rispetto a 5 anni fa, meno 16%. Ad ogni
ogni modo, ieri sera sono stati oltre 58.000, ovvero il 47,30% degli aventi diritto, gli elettori che si sono recati alle urne nei 12 comuni della provincia, dove si dovranno scegliere i nuovi primi cittadini e i rispettivi consigli comunali, secondo i dati pubblicati sul sito dell'assessorato alle autonomie locali della Regione Siciliana. Nel capoluogo ha votato il 42,89% degli aventi diritto contro il 59,16% del 2018. Dato che comunque sarà aggiornato con l'affluenza di oggi, con i cittadini che potranno recarsi alle urne sino alle 15. Il comune che ha registrato invece il maggior afflusso di votanti è stato a fine giornata Custonaci, con il 61% di aventi diritto. A seguire Buseto Palizzolo col 58,63%, mentre San Vitolo Capo e Vita si sono fermati al 54%, poco sopra il 50% Valderice, Santa Ninfa e Paceco. Partanna e Poggioreale col 49%, Castellammare del Golfo e Pantelleria invece sfiorano il 46%. Anche nella rilevazione di fine giornata il capoluogo ha registrato il peggior scarto d'affluenza rispetto alla scorsa tornata. Dietro di lei Pantelleria, Custonaci e San Vito con meno 14%. Il comune che invece ha registrato il minor scarto rispetto a 5 anni fa è Vita, con l'8% di differenza, poi Buseto col 9%, Poggioreale e Santa Ninfa con l'11%, tutte percentuali che saranno comunque aggiornate con l'affluenza del lunedì, ma che con ogni probabilità resteranno sotto il dato del 2018, nonostante la doppia giornata elettorale. Adesso vediamo questa breve analisi, anche questa concentrata sul dato ufficiale di ieri sera alle 23, con qualche piccola indiscrezione che ci arriva dalla mattinata, sulla sola città di Trapani. Complice la bella giornata, i trapanesi ieri hanno scelto di andare a votare facendo toccare un'affluenza pari ad una percentuale del solo 42,89%. In 21.845 sono andati a votare fino alle 23 di ieri sera. Il dato di oggi, come preventivato, sembra stia portando la percentuale dei votanti tra il 52 e il 55%, ma avremo la certezza ovviamente con la certificazione ufficiale da parte della prefettura intorno alle 15.30, e cioè mezz'ora dopo che saranno chiusi i seggi. Sembra buona, con picchi oltre il 50%, l'affluenza nella zona Cepeo, cioè le scuole di Via Orti e di Via dell'Angelo, quindi quartiere Cimitero e Cappuccinelli. È lì infatti che si registra la maggiore affluenza, in particolare nella sezione numero 27 con il 57,39%. A seguire le sezioni dove si sono recati a votare un buon numero di aventi diritto sono la 63,52,12% nel plesso Antonino Via. Buona la risposta del quartiere Sant'Alberto, che fa riferimento alla scuola di Via Terenzio, e anche nel plesso scolastico dell'Annunzio Nasi, quindi quartiere Borgo Madonna. Picchi di affluenza nella zona Leon Cavallo, Fontanelle, scuola elementare Vito Colonna. Bassissima l'affluenza al centro storico, specialmente nelle sezioni della zona di San Pietro, con una media di votanti andate alle urne nettamente più bassa rispetto al resto della città. Il dato è riconducibile al fatto che in quelle zone ci sono tutti gli iscritti dell'AIRE, cioè i residenti all'estero. Sembra essere cresciuto rispetto a ieri sera alle 23 il dato sull'affluenza delle scuole in via Fardella, quindi scuola Umberto ed ex Simone Catalano. Ottima invece l'affluenza sia nella frazione di Xitta che in quella soprattutto di Fulgatore. Vediamo che atmosfera si respirava ieri intorno alle 20 in un paio di sezioni della città di Trapani, in particolare siamo stati alla scuola Annunzio Nasi. Attilio Bonavires è uno dei presidenti di seggio qui a Trapani, siamo alla scuola Annunzio Nasi. Una buona affluenza alle 19 intanto, quasi 45%, operazioni tutte regolari, qualcosa da segnalare? No, tutto bene, affluenza diciamo sostenuta, va bene, considerando che insomma l'elezione è tornata su due giornate, diciamo è positiva, speriamo di riuscire a superare diciamo le percentuali della volta scorsa, siamo ottimisti, tutto procede bene. Vengono a chiedere qualcosa di particolare gli elettori, non so, c'è confusione? No, qualcuno ovviamente dimentica il nome, in questa marea di nomi qualcuno entra in cabina e poi dice ho dimenticato il nome, qualcuno devo dire onestamente ha chiesto il voto disgiunto, ha voluto spiegato da me o da qualche membro del seggio il voto disgiunto, abbiamo spiegato come si fa, grosso modo questo. La giornata non ha presentato momenti di grande confusione, devo dire, anche se noi
Stiamo raggiungendo il 44% in questo momento, che sono le 20:15, però con regolare afflusso, senza file dietro la porta non ce ne sono state. Quindi sono... E questo per un veterano delle elezioni che significa? Come lo traduciamo? Ma io ho avuto resse anche in occasione di referendum che hanno registrato percentuali bassissime, per cui non c'è una risposta logica, non c'è, quindi dipende dal... La gente ha deciso oggi, si è diluita nell'arco della giornata e c'è il lunedì, quindi domani si vota, per cui la gente probabilmente approfitterà anche del lunedì mattina per... Andiamo ad Alcamo per questo arresto per furto eseguito dai carabinieri. Con l'accusa di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito, i carabinieri di Castellammare del Golfo hanno arrestato un alcamese di 35 anni che ora è ai domiciliari. Il provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Trapani scaturisce da un'indagine avviata dai carabinieri in seguito a diversi furti messi a segno su auto e denunciati dai proprietari. Dagli accertamenti, tramite la visione di immagini estrapolate dai impianti di videosorveglianza e dall'escussione di alcuni testimoni, l'uomo sarebbe il presunto responsabile di un furto su autovettura di una carta bancomat che avrebbe poi utilizzato per prelevare la somma di 250 euro presso uno sportello ATM del centro storico, di un furto su autovettura della somma di 100 euro in contanti e del furto di un'auto avvenuto il 23 aprile scorso, poi ritrovata abbandonata in una zona isolata del paese. L'uomo, che per quei reati era stato all'epoca dei fatti denunciato, ora è finito ai domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Tutte le altre notizie tra poco. Adesso spazio alle attività di alcune scuole, per esempio all'Istituto Nautico per una bellissima festa e poi alla scuola Nunzio Nasi con l'orchestra che ha vinto un concorso nazionale. E via via andremo verso lo sport con la riorganizzazione e i primi saluti per la Handball Erice. Ma intanto l'Istituto Nautico Marino Torre di Trapani in festa. Questa mattina manifestazione alla Villa Comunale Margherita a Trapani con musica e premiazioni. Con le loro performance sul palco hanno animato i giardini pubblici, protagonisti gli studenti del Nautico di Trapani, fucina di talenti musicali che questa mattina hanno dato vita ad una festa assai vivace alla Villa Comunale Margherita. Una festa che segna la fine dell'anno didattico ma che corona anche un importante progetto incentrato sulla legalità avviato dalla scuola. Oggi festeggiamo qui con questa manifestazione alla Villa Margherita, è la festa della scuola, chiudiamo un anno scolastico ricco e intenso ed è una festa dedicata alla legalità e alla pace, perché la scuola è veramente la culla sulla quale costruire la cultura della legalità e quindi oggi vogliamo festeggiare e chiudere un anno proprio all'insegna della legalità, perché la scuola veramente insegna ai ragazzi che devono indossare l'abito della legalità per essere testimoni di legalità anche loro nel loro piccolo. Del progetto sul tema della legalità ne ha parlato la professoressa Susanna Scaduto. Il progetto si chiama Schools Got Talent e veramente abbiamo trovato dei talenti nella nostra scuola e l'IS Leonardo da Vinci proprio raccoglie dei ragazzi meravigliosi, sanno suonare, sanno cantare ma soprattutto sono portatori di valori, perché ogni volta che abbiamo scelto una canzone per l'esibizione diciamo che hanno anche approfondito il valore di quella canzone, il significato. Abbiamo fatto questa manifestazione un po' tardino però perché c'era il Trapani Comis qui alla villa, ma diciamo che abbiamo collegato, come diceva la preside, la festa alla legalità. Infatti abbiamo anagrammato la parola lavori in corso, abbiamo detto valori in corso, perché su questi valori della legalità siamo vicini alla strage di Capaci, all'anniversario che c'è stato, abbiamo voluto approfondire amore, legalità e pace. Infatti sarà presente anche una rappresentante di Ucraina Mediterranea, ci sarà Liliana Riccobene, la moglie della guardia penitenziaria Peppe Montalto e poi ragazzi che arricchiranno questa giornata. E ai giardini pubblici era presente una rappresentanza della comunità ucraina. Noi abbiamo ascoltato Katia Cernioska. Noi siamo qui perché vogliamo parlare della guerra, ma non sul lato tragico, ma spiegare perché sta succedendo, perché gli ucraini stanno lottando non
solo per la propria libertà, ma anche per la libertà di tutta l'Europa, per il futuro della democrazia. E vorrei consigliare ai ragazzi di apprezzare di più la loro libertà, perché è quello che viene considerato un valore scontato, ma senza la libertà non si può fare niente. E loro, che sono il nostro futuro, devono essere consapevoli. Gloria all'Ucraina! Heroem Slava, grazie. L'orchestra dell'Istituto Comprensivo Nunzio Nasi di Trapani si è aggiudicata il primo posto con 98 su 100 punti al concorso nazionale Paolo Ferro di Scicli. Complimenti ragazzi. Oltre al primo posto dell'orchestra, l'Istituto Comprensivo Nunzio Nasi ha ottenuto il primo premio per il duo di chitarre formato dagli allievi Francesco Martinico e Gaspare Damiano, mentre hanno ricevuto il secondo premio sia il duetto di pianoforte costituito dall'allieve Caterina Gugliaro e Sara Gerratano, sia il duetto di clarinetto composto da Giada Graziano e Brian Dessi. Infine Gianni Burriesci ha conseguito il primo premio assoluto, essendo stato proclamato miglior talento di tutta la rassegna. Insomma, una vittoria su più fronti per la scuola Nunzio Nasi, frutto di intesa, passione, di impegno costante, di sacrifici enormi e di voglia di dare il meglio di sé, sia da parte dei docenti di strumento, sia da parte degli allievi, ha sottolineato il dirigente Ignazio Monticciolo, che si è detto felice e grato per gli eccellenti traguardi raggiunti, soffermandosi anche sul grande spirito di squadra e sulla perfetta armonia che si è venuta a creare tra i giovani studenti accomunati dall'inclinazione per la musica. Questo successo inoltre è perfettamente in linea, ha continuato Monticciolo, con l'obiettivo primario concreto che persegue la nostra scuola, dove si auspica che ognuno degli studenti possa e voglia suonare il proprio strumento, semplice o complesso che sia, e che in ogni classe regnino sempre di più armonia, equilibrio, cooperazione, inclusione, come in un'orchestra all'interno della quale l'operato del singolo è cosa vana se non si unisce a quello di tutti gli altri. Beh, vediamo adesso questo servizio sulla chiesa di San Liberale di Trapani, dove un tempo, il lunedì di Pentecoste, si teneva la ricorrenza di Pasqua Giuri. In un tempo passato, ieri a Trapani sarebbe stata Pasqua Giuri, la Pasqua dei fiori che anticamente si celebrava il giorno di Pentecoste. L'indomani, il lunedì di Pentecoste, si festeggiava invece San Liberale, un po' come la Pasquetta, che però è una ricorrenza recente. Ed un tempo a Trapani, il lunedì dopo le Pentecoste, era la giornata della scampagnata fuori porta tra gli scogli di Torre de Ligny, proprio vicino alla chiesa intitolata al martire cristiano, fatta costruire dai pescatori di corallo molti secoli addietro. Arrivata ai nostri giorni con tutta la semplicità e la sobrietà della storia che racconta, quasi fosse una capsula del tempo che ci porta indietro di parecchi secoli. Il giorno della Pentecoste veniva quindi chiamato Pasqua Giuri ed il lunedì seguente era un po' come la Pasquetta dei nostri giorni, che però ha preso piede solo dopo gli anni 50. A Trapani, città di mare, pescatori, naviganti e artigiani, il tradizionale appuntamento all'aria aperta che segnava l'inizio da stagioni era 7 settimane dopo la Pasqua di Resurrezione, nel lunedì di Pentecoste per l'appunto. Quel giorno si andava tra gli scogli di Ponente, davanti alla chiesetta di San Liberale, stando tutti attorno alla frazzata, una grande coperta dove veniva riposto il buon cibo portato con le trusce, fave, uova sode, frittate e pesci salati, e tanti altri sapori che sapevano di mare e trapanicità. Era il giorno della scialata in riva al mare, dove si stava tutti assieme in famiglia per la gioia di grandi e piccini. Purtroppo questa ricorrenza ormai è dimenticata. Negli anni il professore Salvatore Corso ha promosso diverse iniziative per tenere viva la memoria della Pasqua Giuri e questo pomeriggio con il Movimento Cristiano Lavoratori, la parrocchia di San Francesco d'Assisi e l'Azione Cattolica di Trapani è stato organizzato un momento davanti San Liberale per ricordare questa tradizione trapanese ormai scomparsa. Alle 19.30, dopo la messa celebrata nella piccola chiesetta in riva al mare, interverrà il professore Corso. Ci sarà il concerto del complesso Musica Amore e sarà anche allestita una mostra fotografica di Vito Callotta. Ognuno potrà portare del cibo da condividere sui fazzoletti stesi sui muretti, un po' come si faceva un tempo sugli scogli di Torre de Ligny, con le uova sode, fave, dolci pasquali e quant'altro. Sarà anche l'occasione buona per visitare l'antichissima chiesa di San Liberale, dove sono custoditi secoli di storia e di vita trapanese.
Per gli appuntamenti su Telesud, beh, subito dopo questa pagina di informazione alle 15 circa e quindi alla chiusura delle operazioni di voto, inizia la nostra maratona elettorale che ci porterà fino a questa sera, insomma, non sappiamo ancora l'orario certamente, insomma, a commentare e a raccontarvi l'esito di questa tornata amministrativa in provincia di Trapani. Iniziamo qui nella scenografia del TG Sud, poi alle 20 una breve pausa, alle 21 invece riprendiamo la maratona, dovremmo avere insomma, le idee molto più chiare per quell'ora, ma la riprenderemo dalla scenografia della trasmissione dei Politicum, quindi con anche possibilità di interagire con noi. E quindi vi aspetto tra poco con i primi ospiti alle 15. Invece adesso lo sport. Per lo sport parliamo di handball. Dopo aver superato l'amarezza per la sconfitta della finale scudetto, la handball Erice muove già i primi passi per la prossima stagione. A bocce ferme, l'handball Erice ha già girato pagina dopo la sconfitta contro Salerno che è valso uno scudetto. Fermarsi, riassettare, ripartire. Questo quello che la società ericina ha già fatto e non avevamo dubbi in merito. La società neroverde è già in fase di programmazione per la prossima stagione. Il vicepresidente Norbert Biesizzo aveva già dichiarato di essere al lavoro per preparare la prossima stagione, di essere già nelle condizioni di pensare alla prossima squadra. Non stravolgimenti totali, qualche ritocco per dare ulteriore qualità al roster e giocarsi una concreta possibilità per il prossimo campionato, ora che si sa come si fa. Oggi sulle pagine social dell'Handball Erice i primi saluti, quelli di Valentina Landri e Savica Murkic. Le due giocatrici lasciano quindi Erice. Sulla pagina Facebook si parla di arrivederci. Staremo a vedere. Totale fiducia alla società che ha tutte le intenzioni di fare benissimo per il prossimo anno. Siamo in attesa di vedere i movimenti che porteranno a ricostruire un sogno. All'approfondimento andiamo a Favignana dove si è tenuto questo convegno sullo sviluppo delle isole minori, si parlava di sostenibilità, ascoltiamo. Anche al turismo delle isole maggiori, quindi è un futuro sicuramente importante, naturalmente è necessario che si rinforzino le infrastrutture che consentano poi di visitarle in maniera più semplice di come attualmente avviene. Rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali organizzata dalla Consulta regionale e l'Ordine degli ingegneri della provincia di Trapani. Le isole minori sono fondamentali perché diciamo, caratterizzano un po' quella che è la struttura dell'Italia e contribuiscono in maniera fortissima allo sviluppo turistico delle nostre aree, contribuendo anche al turismo delle isole maggiori. Quindi è un futuro sicuramente importante. Naturalmente è necessario che si rinforzino le infrastrutture che consentano poi di visitarle in maniera più semplice di come attualmente avviene. Il futuro per le isole minori già è, diciamo che in un certo senso è partita già da tempo perché sono stati già stanziati una certa quantità di soldi per poter andare avanti sia nel recupero delle acque, nel recupero dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la mobilità. Noi stiamo parlando oggi di mobilità sostenibile, ma anche di acqua, rifiuti ed energia sostenibile. Quindi questo per le isole minori sarebbe un grosso vantaggio. Sono già, ripeto, stanziati tanti soldi. Credo che proprio a Favignana credo che siano stati stanziati qualcosa come 17 milioni di euro. Si spera che le amministrazioni vadano avanti e cerchino di spendere quei soldi che hanno a disposizione. Nel corso dell'iniziativa il sindaco dell'Ega di Francesco Forgione ha lanciato un appello ai professionisti invitandoli a un'assunzione di responsabilità collettiva. Noi abbiamo posto i problemi che poi sono i problemi di tutti i sindaci e di tutte le amministrazioni comunali di fronte alle sfide che abbiamo davanti, la carenza degli organici, la difficoltà a gestire finanziamenti che devono tradursi in gare e realizzazioni di opere, le difficoltà di rapporto con le altre amministrazioni della regione e dello Stato, i lacciuoli burocratici che paralizzano l'iter dei progetti e della realizzazione delle opere. E però la riflessione che
i professionisti che si occupano di territorio e di ambiente hanno offerto anche nel dibattito alla nostra comunità, credo che rappresenti un momento importante per capire come dobbiamo andare avanti, soprattutto per dare risposte concrete e realizzazioni alle opportunità che i finanziamenti europei e il PNRR offrono anche alla nostra comunità, che ha già ottenuto circa 20 milioni di finanziamenti, 17 con Isole Verdi e altri, e che dobbiamo tradurre in opere per lasciare un investimento strutturale e una direzione di marcia a salvaguardia del territorio e dell'ambiente per il futuro delle nostre isole.